Ciao a tutti, io sono Carlo Orlandi del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting. Negli ultimi mesi ho scoperto un mondo davvero interessante che è quello dei droni in FPV o anche chiamati CineWhoop. Questi sono dei droni che, a differenza dei droni della DJI, che sono praticamente così automatici che si pilotano da soli, i CineWhoop invece si pilotano praticamente manualmente, quindi è molto più difficile imparare a utilizzarli, ma hanno la caratteristica che si pilotano in prima persona con un visore e il controllo è praticamente diretto, quindi abbiamo la possibilità di fare riprese molto più spettacolari con un controllo molto più preciso. Visto che però non conviene spendere da subito una fortuna comprando attrezzatura come per esempio il visore della DJI che costa 500 euro, ho pensato che era divertente cominciare a parlare di questo argomento con il kit della Beta FPV, l'Advanced Kit 2. Questo è un prodotto che ci permette, con una spesa di circa 170 euro, di iniziare ad allenarci con questa categoria di droni senza rischiare di rompere attrezzatura troppo costosa. Prima di passare alla pratica virtuale e poi reale per vedere come si pilota un drone di questo tipo, vediamo cosa contiene il kit. All'interno della borsetta grigia troviamo prima di tutto il drone, che è un Meteor 75 Lite, che vedete è un drone molto piccolo, sembra un giocattolo e praticamente lo è, però ha integrata una telecamera e un trasmettitore. Rispetto alla versione base di questo kit, i motori sono più potenti e questo ci potrebbe dare un po' più filo da torcere all'inizio quando stiamo imparando, ma una volta che abbiamo preso dimestichezza, questi motori ci permettono di avere molto più controllo sulle nostre manovre e quindi potremo fare più acrobazie e dei voli più precisi. Sempre all'interno della confezione troviamo un radiocomando e la cosa buona è che questo radiocomando è compatibile anche con modelli di droni più avanzati, quindi una volta che abbiamo acquistato questo radiocomando effettivamente potremo riutilizzarlo nuovamente. E infine quello che troviamo è il visore con cui guardiamo effettivamente quello che sta vedendo il drone, che è un visore con uno schermo da 4,3 pollici e una risoluzione di 800x480 pixel. Non è uno schermo HD, ma questo perché anche il segnale è un segnale analogico, quindi è un segnale che vedremo disturbato un po' come una vecchia televisione. La cosa importante però è che questo segnale è istantaneo, quindi ci permette di guidare con molta precisione il nostro drone. All'interno della confezione troviamo anche alcune parti di ricambio e delle batterie di riserva, che comunque vi consiglio al momento dell'acquisto di aggiungere anche delle altre batterie di riserva, così da avere un tempo di volo più lungo, diciamo almeno una mezz'oretta di volo ogni volta che usciamo. Non è un passaggio obbligatorio, però secondo me può essere molto utile e divertente iniziare con un simulatore sul computer, come per esempio il Liftoff che troviamo su Steam. Per collegare il radiotrasmettitore ci basta accenderlo e attaccare un cavo micro USB, dopodiché all'interno di Liftoff dobbiamo fare la calibrazione dei joystick, che ci fa capire anche un po' come funzionano i controlli. Sul Liftoff abbiamo varie modalità, sia single player che multiplayer contro altri giocatori, ma all'inizio conviene fare il tutorial, che è tutta una serie di video che ci spiegano le basi del volo, dopodiché ci possiamo allenare nella modalità free flight. Abbiamo a disposizione tutta una serie di mappe sia in mezzo alla natura che in ambienti urbani, ma all'inizio io mi alleno soprattutto nel campo con le balle di fieno. Con questi droni è molto importante conoscere le due modalità principali, che sono la modalità level, dove nel momento in cui voliamo vediamo che qualsiasi movimento che facciamo si bilancia nel momento in cui lasciamo il joystick, quindi vediamo che il drone tende a ritornare in orizzontale, così anche se vado avanti il drone va avanti e nel momento in cui lascio il drone torna dritto. Ma se resettiamo il drone e andiamo nella modalità acro, che è quella acrobatica, che è quella consigliata, diciamo, per volare con questi droni, vediamo che il volo è molto diverso, perché nel momento in cui pieghiamo a sinistra il drone rimane a sinistra fino a quando non va a sbattere, e la stessa cosa succede se andiamo avanti. Nel momento in cui andiamo avanti il drone rimane inclinato e quindi va sempre più veloce fino a quando di nuovo non va a sbattere.
Quello che dobbiamo fare quindi nella modalità acro è di imparare che qualsiasi movimento deve essere bilanciato con il movimento contrario se vogliamo riavere controllo del nostro drone. E questo è, se vediamo anche sotto con gli indicatori del joystick, vuol dire fare tantissimi micro movimenti che a un certo punto neanche ci accorgiamo di fare, diciamo il corpo si abitua, e sono tutte manovre per riuscire a bilanciare i movimenti che vogliamo fare. Chiaramente è un tipo di volo che è più frenetico e ci vuole più tempo per impararlo, ma una volta che abbiamo imparato vi posso assicurare che è davvero divertente e diventa un po' una droga trovare tutti i piccoli ostacoli, come per esempio la finestra di questa casa, dove possiamo passare, rigirarci e provare a rientrare dall'altra parte. Vediamo se ci riesco. E opla! Con un po' di allenamento quotidiano sul simulatore vi posso assicurare che le differenze si notano tantissimo, e infatti quando ho fatto il primo volo con il drone dal vivo mi sono stupito di quanto riuscivo a controllarlo meglio soprattutto di quanto mi aspettassi. E il simulatore poi è un gioco a sé stante, quindi possiamo tranquillamente metterci anche nelle giornate di pioggia dove comunque non potremmo uscire e allenarci giocando e facendo tutte acrobazie spericolate con il nostro piccolo drone. E dopo l'allenamento virtuale siamo pronti finalmente a volare sul campo nella realtà. Per farlo dobbiamo avvitare le antenne sul visore e se vogliamo registrare dei video utilizzando l'apposito pulsante dobbiamo inserire una scheda micro SD. Sul drone invece dobbiamo montare una delle batterie e nel momento in cui colleghiamo il cavetto il drone si accende. Indossiamo il visore e siamo finalmente pronti a volare, ricordandoci che dobbiamo prima armarlo con la levetta che abbiamo sul radiotrasmettitore e a quel punto con il joystick sinistro possiamo farlo alzare di quota. Rispetto al simulatore, volare nella realtà per certi versi è più semplice, in qualche modo la reazione chiaramente della gravità è quella che ci aspettiamo, ma dobbiamo stare attenti perché con il drone in prima persona e con questo tipo di droni soprattutto è molto facile andare lontani perché sono veloci e in questo caso molto piccoli, quindi cerchiamo soprattutto all'inizio di volare in zone che ci sono più familiari, anche perché dobbiamo tenere conto che quando voliamo con questo tipo di droni non abbiamo, a differenza per esempio del Mavic Mini, la possibilità di guardare sotto di noi, quindi dobbiamo essere abbastanza consci di dove ci troviamo nello spazio per sapere effettivamente dove possiamo atterrare più facilmente. La cosa che mi è piaciuta di più è la doppia natura di essere uno strumento utile all'allenamento del volo in FPV e un giocattolo. Infatti da una parte ha i motori abbastanza potenti da permetterci di fare delle acrobazie oppure anche delle riprese più avventurose in spazi con ostacoli stretti, e dall'altra parte è abbastanza piccolo, leggero e resistente da consentirci di guidare in una maniera un po' più spericolata. Infatti anche se va a schiantarsi al suolo tendenzialmente non si rompe, e anche se si rompesse non sarebbe una spesa così grande ripararlo. Oltre a fornire tutti i controlli base, inoltre abbiamo due funzioni che sono molto comode mentre voliamo. Una è l'indicatore del voltaggio della batteria che ci avverte quando la batteria comincia a essere al limite, quindi sappiamo di dover atterrare. E la seconda è il Turtle Mode che ci permette di rimettere dritto il drone quando caschiamo sotto sopra. E questo è molto comodo perché ci risparmia un bel po' di passeggiate per andare a riprendere il drone e farlo ripartire. Se avete intenzione di approcciare il mondo dei droni in prima persona, sicuramente questo è un prodotto che vi consiglio perché capirete anche da soli quanti soldi state risparmiando di droni distrutti più costosi. Ma anche se non avete intenzione di passare al livello successivo, è un giocattolo davvero divertente che farà contenti sia adulti che bambini. Come sempre, per dubbi o suggerimenti potete scrivermi a carlo@player2.com, ma potete seguire Player 2 Lighting su Instagram e Twitter a @player2 oppure su Facebook a facebook.com/p2lighting. E mi raccomando, visitate il sito di Player 2 Lighting a player2.com e iscrivetevi al forum a player2.com/forum. Grazie per aver visto questa puntata e ci vediamo alla prossima!